La Blu Basket arriva a un soffio dal conquistare gara 3, la prima in programma in Piemonte, ma viene raggiunta da Torino due volte. Dopo un supplementare, la Reale Mutua effettua il sorpasso e conquista il secondo punto della serie. L'avvio della squadra di Ciani, priva del capitano De Vico, è più performante. Al settimo minuto i gialloblu conducono 20-10 con Guariglia particolarmente ispirato e un maggior controllo dei rimbalzi. Il parziale del primo quarto di 26-18 richiede un innalzamento dell'intensità difensiva da parte dei biancoblu. Cerella e Clark provano a riavvicinare la gruppo Mascio, anche se le percentuali dal campo non decollano. Una tripla di Giuri sullo scadere della seconda frazione fissa il punteggio sul 44-38. Dopo l'intervallo la sfida prosegue nel pitturato con Guariglia a colpire e Bruttini a ribattere. Il pivot trevigliese porta la sua squadra a meno 3, ma la reazione dei padroni di casa trova gli stranieri gialloblu capaci di riportare nuovamente il margine in doppia cifra. Tocca allora a Marini rimettere la gruppo Mascio in fase di rincorsa, anche se la quarta frazione inizia ancora con un 6-0 per i locali. Sul meno 11, a 7 minuti dalla fine, la Blu Basket ribalta letteralmente l'inerzia del match, 17-1 di parziale senza sbagliare un tiro libero e le triple di Vitali e Sacchetti a confezionare un più 5 Treviglio. Una furbata di Mayfield dalla lunetta porta il match all'overtime e anche nel supplementare le conclusioni dall'arco di Clark e Sacchetti vengono rimontate da Jackson e Pepe. Finisce 86-85. Nel tabellone playoff, Torino mantiene il vantaggio maturato in trasferta e potrebbe chiudere la serie davanti al proprio pubblico, mentre nell'altra semifinale prevale il fattore campo anche a Pistoia. In entrambi i casi, i verdetti, anche definitivi, potrebbero arrivare sabato.